día tan especial para recordar la luz Purnima, la luz llena de Prabhupada. E oggi è il giorno speciale per ricordare la luna piena di Prabhupada. Questa luce di Prabhupada è mia vita, mia alma. Questa luce di Prabhupada è la mia luce e la mia anima. Però come io stavo dicendo. Ma come stavo dicendo? È quel che mi cura. Il guru è colui che si prende cura di me. E che mi cura sono i Shiksha Guru. E quelli che più si prendono cura di me sono i Shiksha Guru. Sono i padri. Sono i miei padri. Pita Guru, Mata Guru. E tutto questo fa parte di Guru Purnima. Tutto questo fa parte di Guru Purnima. Guru Purnima. Perché non sapete mai un pericolo nella vita. E attraversiamo un pericolo nella nostra vita. Apprezziamo molto alla gente famosa. Apprezziamo molto le persone famose. La gente importante. E le persone importanti. La gente ricca. Le persone ricche. Che tiene cose che io non tengo. Che hanno delle cose che noi non abbiamo. Nos parece, oh, che gente importante. Ci sembrano persone importanti. Sempre nos queremos tomarnos una foto con ellos. Vogliamo sempre farci una foto con loro. Perché se io sto al lato di alguien importante. Se, perché se io sto vicino a qualcuno di importante. Però per me deve essere importante. Allora sono importante pure io. Ahí sto con Vandana Shiva. Sono in questa foto con Vandana Shiva. Ahí sto con diverse persone. Sono lì con diverse persone famose. L'altra con Dr. Krabula. Addirittura con Dr. Krabula. Gente importante. Gente importante. Perché io chiedo se è importante. Perché io pure voglio essere importante. Perché io devo essere importante. No, perché io devo essere importante. Però se io mi sento io. Ma se mi sento importante? Io non sono nada importante. Non sono per niente importante. È una paradoja, no? Questo è un paradosso. Apparentemente. In modo apparente è un paradosso. Perché in realtà no. Perché in realtà non lo è. Si chiama umiltà applicata. Si chiama applicazione dell'umiltà. Però adesso parliamo un po' più tardi. Ma di questo possiamo parlare un po' di più dopo. Però io credo sia questo. Voglio dire questo. Che non è tanto importante il guru. Che non è così importante il guru. Famoso. Famoso? Che viaggia. Che viaggia? E che tiene molto discepoli. Che ha tanti discepoli. E per questo come tiene tanti seguaci. E siccome ha tanti seguaci. Lui è importante. Lui è importante. E mi chiedo tomare la foto. E voglio fare la foto con lui. Importante è che ti cura con lo stesso. L'importante è colui che si prende di cura di te tutti i giorni. E vive in sé. Quello che vive in sé. Vive in sé. In sé. Nel sé. Vive in sé. Vivenzia. Evidenza. Vivenzia. Vivenzia. Nel vivere quotidiano. Entonces es como el Guru Purnima es definitivamente una presentación. Il Guru Purnima è definitivamente una presentazione. Una presentación de un tattva. Di un tattva. De una manifestazione. Di una manifestazione. Io hago il puja. E noi facciamo l'adorazione al guru. Al guru, al maestro spirituale. Io penso che già hizo mi trovato. E penso che ho concluso il mio lavoro. Quando in realtà non è così. Quando veramente non è così. Perché io non ho attendito dei Shiksha Guru. Perché non mi sono preso cura del mio Shiksha Guru. Io non attendevo i papà e i mamma. Non mi sono preso cura dei miei genitori. Che cammin sono gurutati. Che anche loro sono gurutati. Il Guru Purnima è sparato. Il Guru Purnima è per tutti i guru. Non dice Diksha Guru Purnima. Non dice Diksha Guru Purnima. Non si chiama Diksha Guru Purnima. Non dice Vatmana Pradaksha Guru Purnima. Non dice neanche così. Il Guru Purnima è sparato.
Il Guru Purnima è per tutti i guru. Scusa, Dio del padre, Dio della madre, siamo come assiduizzati. È come il giorno del padre e il giorno della madre che sono resi commerciali. Però in realtà dove sei giustamente sono Guru Purnima. Ma anche questi giorni sono Guru Purnima. E il Guru Purnima è per che uno riconosce chi mi sta cuidando. Questo qui è un giorno per riconoscere coloro che si prendono cura di noi. Chi ne sono i guardiani? Chi sono i nostri guardiani? Chi ne sono i biancheri? Chi sono coloro che mi vogliono bene? Vogliono il mio bene? Chi ne sono los che si sacrificano per noi? Chi sono coloro che si sacrificano per noi? E che sto facendo io per loro? E cosa facciamo noi per loro? È molto complesso il tema. Questo è un argomento molto complesso. Non me lo semplifica. Non dobbiamo semplificarlo. Echando una flore sai al guru. Lanciando dei fiori al guru. Che mi ha regalato la gaglietta. Che mi ha regalato un biscottino. E io gli do una donazione. E io gli do una donazione. E dico, tu vieni in Guru Purnima. Sono stato a Guru Purnima. Non è tanto semplice. Non è così semplice. Se no che passa, non so se siamo più come la salita facile. E il problema per noi è che cerchiamo sempre l'uscita più la via d'uscita più semplice. Però l'applicazione corretta. Ma l'applicazione corretta? È esattamente l'opposto. È esattamente l'opposto. Tomami posizione. Prendete la mia posizione, per esempio. Dove sta il guru? Dov'è il mio guru? Tengo un montone di foto su una sedia. Là ci sono un sacco di fotografie sopra una sedia. Che cosa faccio io? Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Quella fotografia non mi dice niente. Ma quella foto può non dirmi niente. Poi la guru è il corpo che va dentro, fa fuffata. Porto i ricordi dentro di me. Per aver vivenziato con loro. Per aver vissuto, aver avuto un trascorso insieme a loro. E mi impatta emozionalmente. Questa cosa mi impatta a livello emozionale. Però mas mi impatta lì. Ma ancora di più mi sorprenderebbe. Un grido di un niño ahí. Il grido di un bambino di là. O un rostro triste di un devoto. O un viso triste di un devoto. Alguien che dice non puede más. Qualcuno che dica non ce la faccio più. E quanti devoti tutti i giorni dicono non puede más? E quanti devoti tutti i giorni lo dicono? O peggio dice non quiero más. O peggio ancora dicono non voglio più. Entonces yo me refiero ahí que el Guru Tattva. E lì mi riferisco io che il Guru Tattva è questa relazione con la gente che mi rodea. È la relazione con le persone che mi circondano. È dove io tengo che essere discepolo. È lì dove io devo fare discepoli. E è lì dove hai il pianto, ahí sta il servizio. E lì dove c'è il pianto, c'è il servizio. Per questo hanno detto in Sud America, dicono che non llorano mamma, anche se sta cerca la mamma. Per quello in spagnolo si dice che chi il bambino che non piange non prende il latte del seno anche se è vicino alla madre. Entonces, praticamente è il nostro contatto diario. Praticamente è il nostro contatto quotidiano dove vive il Guru Tattva. E dove uno pensa il Guru sta por encima. E dove uno pensa che il Guru è al di sopra. Risulta che il guru sta al lato tuo. E in quel momento risulta che il guru ce l'hai a fianco a te. E sta picciolando. E sta pure piangendo vicino e a te. E tu non le prestes attenzione. E tu non ti prendi cura di lui. Sono occupato mirando il guru a viva nel cielo. Perché sei molto occupato guardando il guru nell'alto dei cieli. Sta tirando le flores per arriva. Lanci i fiori verso l'alto e sta dando patate al tuo guru aprendo tu e prendi a calci il tuo guru davanti a te. Io sto parlando di questo tema oggi. È per questo che oggi parlo di questo argomento. Para que estés sea más amplio en su visión. Affinché voi possiate avere una visione più ampia.
Perché anche se non le gustaría escuchar esto. Perché anche se non vi piacerebbe, potrebbe non piacerebbe ascoltare questo. Para mí, per me, mis gurus, i miei guru están sentados aquí enfrente de mí. I miei guru sono seduti qua di fronte a me. Y me están dando cantidades de órdenes. Mi stanno dando cantidad? E órdenes. E mi danno molti ordini. Mi stanno dicendo siéntese. E mi dicono mettiti seduto. Dejemos echarle agua en los pies. E mi dicono lasciateci nella battipiedi. Eso nos haría bien. Questo ci farebbe del bene. Bueno, sí, es una tradición, ¿no? È vero che questa è una tradizione. Hasta Jesús. Anche Gesù Cristo. Lavò le piedi dei suoi discepoli, certo? Ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Non era così. Sì. Entonces, siéntese tú, yo lavo las piedi. Allora, siéntese voi che io vi lavo i piedi. Vamos a seguir la tradición, porque son tan tradicionales, no? Adesso, allora, seguiamo questa tradizione, visto con che siete gusto. Tradizionalisti. Mi farebbe molto piacere. Me daría suma alegría. Mi darebbe molta gioia. Pero usted sabe si la aplicación del Guru Tattva, la aplicación del Guru Tattva es muy duro. Es una cosa dura. Porque uno no puede espaciarse. Perché non si può spaziare? Frente al tuo guru non ti puoi spaziare. Davanti al tuo guru non puoi spaziare? Frente al tuo guru non puoi essere pigro. Davanti al guru non puoi essere pigro. Però Srila Bhakti Balabhadra Maharaj. Ma Srila Bhakti Balabhadra Maharaj. Chi è uno dei miei shikshaguru? Che è uno dei miei shikshaguru? E che sta in questo momento? E che è in questo momento? Con un piede nel mondo spirituale già. Con un piede nel mondo spirituale. E con l'altro piede. E con l'altro piede? Todavía nos permette toccare il piede. Ci consente ancora di toccargli questo piede? Perché todavía sta qui presente fisicamente. Perché è ancora presente qui fisicamente. Che sta in Calcutta. Sta a Calcutta. Odiato por discípulos. Circondato dai suoi discepoli. Che stanno cantando e llorando già da mesi. Che stanno cantando e piangendo da mesi. Sapete perché? Sapete perché? Perché già sanno. Perché loro lo sanno. Che Gurudeva non va a ritornare. Che Gurudeva non ritornerà. E già sta con un piede con Krishna. E ha un piede già insieme a Krishna. Però l'altro piede todavía lo tenemos. Ma l'altro piede noi ancora glielo teniamo per lui. Queremos hablar con él. E vogliamo parlare con lui. E già lo ha. Ma lui non parla più. E solo sta. Ma sta solo lì fisicamente. È presente sulla posizione del maestro spirituale. Lui rappresenta la posizione del maestro spirituale. Solo per stare. Solo per esserci fisicamente. E lo stesso lo sa. E i suoi discepoli lo sanno. E se lo sa. Che se ne sta andando. In frente ai miei occhi, e se ne va. Che davanti ai loro occhi lui se ne va. Entonces es muy doloroso. E allora questo è molto doloroso. Es como un gol de perder el partido a cámara lento. È come un gol fatto al rallentatore che ti fa perdere la partita. Però tan lento. Ma talmente lento. Che quasi non vedi il movimento. Che quasi non vedi che il pallone si muove. Pero tú ya sabes para dónde va esto. Ma ti rendi conto dove sta andando? Entonces es una emoción muy fuerte. E questa è un'emozione molto forte. Entonces es Srila Bhakti Dattar Srila Maharaj dijo. Srila Maharaj a mis hermanos espirituales. Ai miei fratelli spirituali. Tu guru Saiva. Il tuo guru è partito. Ora si tiene che rendersi di verità. Adesso veramente vi dovete arrendere. E ellos se lo tomaron mal. E loro se la sono presa male. E dicono, él está diciendo que no somos rendidos. Ah, lui sta dicendo che noi non siamo abbastanza arresi. Pero eso no lo que él quiso decir. Ma questo non era quello che vi voleva dire. Él quiso decir, ahora en la ausencia del guru.
se tiene che rendere realtà. Adesso nell'assenza del maestro spirituale vi dovete arrendere davvero. Uno tiene che rendersi realtà. Perché bisogna arrendersi davvero? Per ottenere il risultato della rendizione. Per ottenere i risultati della resa. Dell'amore e della devozione. Dell'amore e della devozione. E la rendizione è diaria. E la resa è quotidiana. Per esempio, io le ho detto che voi sono i miei maestri spirituali. Per esempio, io vi ho detto che voi siete i miei maestri spirituali. Immagini questa complicazione. E immaginate questa complicazione. Perché tenere un maestro spirituale. Perché avere un maestro spirituale può essere relativamente facile. Può essere relativamente facile. Solo tiene che prestare attenzione. Dovete solamente prendere e avere attenzione per lui. Però quando tiene svarios. Ma quando ne avete tanti. E io le danno istruzioni simultanee. E tutti loro ti danno tante istruzioni. Te stanno reclamando. Ti stanno reclamando. Porto la luce da tutte le parti. Entonces te sientes como. Allora ti senti così. Come te porto la luce, ti stanno. Allo para acá, hola para allá. Non lo so. Eso o te ne vuoi andare. Y esa es la realidad. E questa qui è la realtà. Che. Nuestros gurus nos están llamando por todos lados. Che i nostri maestri spirituali ci richiamano da ogni parte. Nuestros hermanos espirituales. I nostri fratelli spirituali. Los almas buscando a Krishna. Le anime che cercano Krishna. Todos ellos son nuestros ejemplos. Tutti loro sono i nostri esempi. Todos son nuestros maestros. Tutti loro sono i nostri maestri. Y hay que atenderlos. E dobbiamo prenderci cura di loro. Y es más, e c'è dell'altro. Ustedes son tan misericordiosos. E noi secondo Gurudeva siamo così misericordiosi. De que si yo no los entiende, che se lui non si prende cura di noi, una vez se queja. Ci lamentiamo? Se queja. Ci lamentiamo. Lamentarsi e quejarsi. Quando le parole sono simili, pensa a cosa. Entonces, quería decir que nosotros nos quejamos si vos no nos atendés. Exactamente. Y por pura misericordia. E questo secondo Gurudeva è pura misericordia. Se alguien se queja de que yo no le hago servicio. Se qualcuno si lamenta che io non lo servo abbastanza. Mi sta chiamando l'attenzione. Sta richiamando la mia attenzione. Mi dà chance di rivendicarmi. Mi dà la possibilità di riscattarmi, di rifarmi. Lo peore sono los maestros que no le dicen nada. La cosa peggiore sono i maestri che non vi richiamano mai. Uno fracasso del discepolo. L'insuccesso del discepolo. E alcuno non dice nada. Ah, quando se il discepolo fracassa, fallisce e il maestro non dice niente. Quando uno è un devoto nuovo. Quando uno è un devoto nuovo. Gurudeva viene e dice, vieni per acá, questo, acá, aquello, questo, acá. Il maestro spirituale viene e ti dice di fare questo o quello. E lui dice, non lo faccio così. E ti dice, non farlo in questo modo. Sì. Devi farlo così, così e così. Questa è una epoca molto linda. Quello è un periodo molto bello. Quando uno è un bobo. Quando uno è tontolone. Un neofita. Commette molti errori. Fa tanti errori. Però quando uno già sta molti anni in coscienza di Krishna. Ma quando uno è già da diversi anni in coscienza di Krishna. Cioè uno non gli dice niente. Il maestro spirituale non gli dice più niente. Entonces uno sta lì, che hago, che non hago, come hago. Allora il discepolo sta lì e dice che devo fare, come faccio, dove vado. Questa si chiama etapa avanzata.
quello, questa viene chiamata tappa avanzata. Si può chiamare come simile Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Si può paragonare al Raga Bhakti, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. E nel Vaidhi Bhakti tutto è regolato. Nella Vaidhi Bhakti, nella Vaidhi Bhakti tutto è regolato. Nel Raganuga Bhakti tutto è spontaneo. Invece nel Raganuga Bhakti è tutto spontaneo. Nell'inizio le dicono tutto. Quindi all'inizio vi dicono tutto come fare. E luego? E invece dopo? Si suppone che tu già sabes. E si suppone che tu già sai come fare le cose. Per questo già non le dicono nulla. E per questo non ti dicono niente. E uno necessita applicare la sabiduria interna. E quindi bisogna applicare la saggezza interiore con il proprio criterio, con il proprio criterio, me lo dico per vulgarizzarlo un pochino, e diciamolo in un altro modo per renderlo più volgare, più uno tiene che darsi il ciuto nel trasero a sì mismo. Bisogna prendersi a calci nel sedere da soli, perché nadie más lo va a hacer. Perché nessuno lo fa per te. Con molto rispetto vanno a dire che vuoi non che stai in maglia. Con molto rispetto diranno che bello che stai in maglia. Sei già un devoto viejo, sempre puoi stare in maglia. Tu sei un devoto vecchio, puoi sempre stare in maglia. Perché non le dice nulla. Perché nessuno ti dice niente. Entonces, in el Raga Bhakti. Nel Raga Bhakti. Tutto dipende dal tuo impulso personale. Tutto dipende dalla tua spinta personale. Se non ti chiedi tutto da. Altrimenti rimani indietro. Se chiedi nomás. Rimani e basta. Perché nel mondo della rendizione. Nel mondo della resa. Solo camminano a frente a quelli che sono venuti. Camminano davanti a tutti solamente i veri arresi. Los che quieren descansar en laureles del pasado non pinchen. Quelli che vogliono riposarsi sugli allori del passato non. Non pinchen ni cort. Non contano niente. Así es la cosa. E così è la cosa. Reduco. Veramente difficile. También Srila Srila Maharaj lo puso con un'altra frase. Anche Srila Srila Maharaj l'ha detto con un'altra frase. Dijo. Ha detto. Morir para vivir. Morire per vivere. Quieres avanzar? Se vuoi avanzare. Muore già. Muori subito. E nel livello dell'ego. Nel livello de? Dell'ego. A livello dell'ego. E nel livello del capriccio. Nel livello dei capricci. E nel livello dell'appego al dinero. Nel piano dell'attaccamento ai soldi. E nel livello perezoso. Nel livello della pigrizia. Muore già. Muori subito. A vivere nel mondo della devozione. Per vivere nel mondo della devozione. Dove non hai egoismo, non hai codicia. Dove non c'è egoismo, non c'è avarizia. Non hai lucuria egoista. E neanche lussuria egoista. Non hai pedesa. Non c'è pigrizia. Non hai indifferenza. Né indifferenza. Una vez Srila Srila Maharaj dijo. Una volta Srila Srila Maharaj ha detto. Il mondo spirituale è in tal maniera. Il mondo spirituale è fatto in tale modo. Che tutto è più elevato che uno. Che tutto quanto è superiore a ognuno di noi. Entonces, come puoi camminare io con los pies? E allora come fai a camminare con i tuoi piedi? Come vuoi a pisare lo che è più elevato che io? Come farei a calpestare ciò che è più elevato di me? Per questo Srila Guru Maharaj dice, ahí hai di camminare nella cabeza. Bisogna camminare nella testa. Para no sulla testa. Per non offendere alguien che sta poi insieme di uno. Per non offendere coloro che stanno sopra noi. Raga amarga e servizio devozionale diario. Raga amarga e servizio devozionale quotidiano. Questo è quello che dobbiamo imparare. Per questo, sinceramente, Guru Purnima non è un assunto di una vez all'anno. È per questo che Guru Purnima non è una faccenda di una volta all'anno. Non è tanto facile. Non è così semplice. Guru Purnima, che vede sia del vero, è Guru
y Krishna en toda la gente que nos rodean todos los 365 días por año. Loro Purnima vuol dire vedere Krishna, il maestro spirituale, e tutte le persone che ci circondano tutti i giorni dell'anno. E attenderlos. E prenderci cura di loro. El guru que solo no le atiende es no sirve. Perché il maestro spirituale di cui non ti prendi cura non serve a niente. Si no lo atiendes en la práctica. Se non ti prendi cura di lui nella pratica. Estás en nada. Non vai da nessuna parte. Ah, io iba a decir l'esempio che Bhakti Balanti è già maestro. Volevo darvi un altro esempio. E tiene un lindo humor. A proposito, diceva Bhakti Balanti Tirtha Maharaj che ha un grande umorismo. E nos cuento de los diferentes discípulos que hay. E ha raccontato dei diversi tipi di discepoli. El uno es siempre yo. Ce n'è uno che è sempre Dio. Cuando el guru da una instrucción a él. Quando il guru gli dà un'istruzione. Dice, perché sempre io? Perché sempre io? Dice, perché sempre a me? Perché sempre a me? El otro se llama la flecha. L'altro invece si chiama la freccia. Guru Deva gli dice, vete a questo servizio. E il maestro gli dice, vai, fai questo servizio. E il discepolo dice. E il discepolo dice. Alla ordine. Shhh! Vuole. Allora, agli ordini e vola via. Però non vuole. Ma non ritorna. L'altro è il pasacargos. Invece l'altro tipo è lo scaricabarile. Il guru gli dice, querido discípulo, haga este servicio, es urgente. E il maestro si rivolge a lui e gli dice, caro discepolo, fai questo servizio, è veramente urgente. E la sa sì, al prossimo. Gurudeva dice che hai un servizio molto importante, usted lo dà dopo che te lo haces. E questo discepolo si gira e dice, Gurudeva ha detto che c'è un servizio molto importante da fare, vai a farlo. E c'è del passo a cargo. Questo è lo scaricabarile. Hai una smassa, sto tentando di ricordare. Ce ne sono altri ancora e sto cercando di ricordarli. Quando è eloquente, tutto il mondo si muore della risa. Ogni volta che lui lo racconta, tutti muoiono dalle risate. Bueno, non mi occorrono los otros en ese momento. Adesso gli altri non mi vengono in mente. Però tutto lo che è servizio, ma tutto ciò che è servizio che non funziona, che non funziona, eso no es guru puja. Quello lì non è, eso no es guru puja, non è adorazione del guru. Lo che uno hace per il maestro spirituale, ciò che si fa per il maestro spirituale tiene che funzionare, deve funzionare. Il raga marga è perfezione. E raga marga è la perfezione. Raga marga non è mediocrità. Non è mediocrità. Raga marga. Raga marga. Che vuol dire raga marga? Servizio devozionale spontaneo. Cosa sta dicendo? Raga marga è un regalo divino. È un regalo divino. E se uno non llega allá, e se non uno non ci arriva, por lo menos cumple, almeno fa il proprio dovere. E se lo dice in Colombia hay un lindo dicho che dice, este tipo ni siquiera cumple años. In Colombia c'è un detto che questa persona non compie neanche gli anni, per dire che non compie neanche il proprio dovere, non fa neanche gli anni. No cumple. Entonces, cumplir, cumplido. Cumplido. Cumplido es una persona que siempre cumple.
Sì, c'è un gioco di parole, compiere il proprio dovere e cumplido, si dice in spagnolo, è colui che fa il proprio dovere. È molto importante di cumplire? È molto importante fare il proprio dovere. Vai di bhakti e scumplire? Vai di bhakti è fare il proprio dovere. Con lo quattro principi? Con i quattro principi regolatori? Con las mantras para recitar, con tutti i mantra da recitare e con la predica in Vaidhi Bhakti siamo molto occupati perché hai definitivamente hai tanto da fare e un devoto Raga Bhakti è il consiglio más servizio a parte dei nostri Vaidhi Bhakti. E riesce ad avere più servizio che quelli della Vaidhi Bhakti. In altre parole, Raga Bhakti è más occupato todavía. In altre parole, il Raga Bhakti è ancora più occupato. Tiene che cumplir con el Vaidhi Bhakti más lo del Raga Bhakti. Deve compiere il dovere del Vaidhi Bhakti e anche quello della Raga Bhakti. Pues, claro, può avere eccezioni. Ovviamente ci sono delle eccezioni. Può essere che il Raga Bhakti sia tan intenso. Può essere che il Raga Bhakti sia così intenso. Un servizio tan intenso. Un servizio così intenso. Che alcuni altri aspetti del Vaidhi Bhakti quedan negligenziados. Che altri aspetti della Vaidhi Bhakti vengono trascurati. Por ejemplo, Vaidhi Bhakti. Per esempio, nella Vaidhi Bhakti. Quiere decir, no puedes manejar un carro sin paso de conducir. Per esempio, vuol dire che non puoi guidare una macchina senza la patente. Raga Bhakti. Invece, nella Raga Bhakti. Es que manejes sin permiso de conducir. Guidi senza patente. Porque tenía que llevar a alguien al hospital. Perché. Guru Tattva significa questo. Perché questo significa Guru Tattva. Sacrificio concreto. Sacrificio concreto. Todos los días. Tutti i giorni. In todos los aspectos. In tutti gli aspetti. Sexual. Sessuale. Finanziario. Finanziario. Servicial. Servizievole. Di servizio. Y studioso. Nello studio. Come è solo prasciana. Prendere solamente cibo offerto. E comprendere. E comprendere. Che Krishna. È rappresentato per tutti. È rappresentato da tutti. E Krishna è il suo guru. Sia Krishna che il maestro spirituale. Quando tu vas a Sankirtan, tu incontras il tuo maestro spirituale nella calle. Quando vai a fare Sankirtan trovi il tuo maestro spirituale per la strada. E tu lo connectes con il tempio. E lo metti in collegamento con il tempio. Come è questo? Come funziona questo? Perché è l'alma che sta in busca. Perché è l'anima che è alla ricerca. Sta mostrandoti a te lo che tu devi fare. Ti mostra quello che devi fare. Alguien busca la verità? Se qualcuno cerca la verità. Wow, che incredibile! Wow, che bello! Stai buscando la verità tu también? Tu pure cerchi la verità? Chissà no. Forse no. Chissà se l'altro tiene más. Chissà se l'altro tiene más ansiedad. Forse l'altro ha più ansietà. Di llegar a la verità che tu mismo. Di arrivare alla verità di te stesso. E ora él te ricorda. E adesso lui ti ricorda. Usted perché vuole cantare Krishna? Perché vuoi cantare Krishna? Perché vuole conoscere la verità. Perché vuoi conoscere la verità. Really? Realmente? Veramente? Io già non so perché cantare Krishna. Io non so più neanche perché cantare Krishna. Mi accostumbrei tanto se monotonizzo. Ormai mi sono abituato così tanto. È diventata un'abitudine. E ora io incontro questa persona.
E adesso trovo questa persona che si chiede rendi a Krishna, che si vuole arrendere a Krishna. Wow, è il mio guru. Lui è il mio guru. Una vez Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj è stato in Inghilterra. Una volta questo Vaishnava è stato in Inghilterra. E aveva un alunno del. E c'era un suo alunno. Che il queria volesse un rinunciato. E che voleva diventare un rinunciato. Entonces Goswami Maharaj volvì alla India. E allora Goswami Maharaj è tornato in India. E poi donde Srila Sridhar Maharaj. È andato da Srila Sridhar Maharaj. E le dijo, e gli ha detto, hay una persona che mi dia rinuncia in Europa. C'è una persona che si è reso a me, mi dio rinuncia. E per questo io chiedo che tu mi dai sannyas. E per questo io voglio che tu mi dai sannyasi. Perché come io voglio da rinunciare a alguna persona se io non sono rinunciato? E allora io come posso fare una persona un rinunciato se io stesso non sono un rinunciato? So come io posso dare servizio a una persona se io non faccio servizio? Come posso dare servizio agli altri se io non faccio servizio? Come io posso ricevere una donazione finanziaria da alguien quando io sono tacagno con la plata? Quando posso io ricevere una donazione se sono tirchio, tacagno con i soldi? Io non do nada a Krishna, però tu me lo puoi spassare lo tuo perché io se lo guardo a Krishna. Io non do niente a Krishna, ma tu dammi i tuoi soldi, così io li conservo. Así è fantasia si può immaginare. E altre fantasie di questo tipo si possono immaginare. Questo è Guru Purnima. Questo è Guru Purnima. Lavorare con dedicazione. Lavorare con dedizione. Per la causa. Per la causa. Siendo un maestro spirituale. Essendo un maestro spirituale. Sentiendosi. Sentendosi maestro spirituale. Come io jamás voy a ser un maestro spirituale. Come mai io sarò un maestro spirituale. Sono molto caído. Sono molto caduto. Molto insignificante. Veramente insignificante. Come voy a ser un maestro spirituale. Come mai potrò essere un maestro spirituale. Pero al mismo tiempo, ma allo stesso tempo estuve studiando con los maestros espirituales. Ho studiato con i maestri spirituali. Non soy muy avanzado. Non sono molto avanzato. Pero no lo puede negar. Ma non potete negarlo. Yo estuve en la escuela de Prabhupada. Sono stato nella scuola di Prabhupada. Entonces. E allora? Debe haber mucho de esperar de mí. Deve essere molto da aspettare sì, da me. Así si yo no hablo. Così se io non parlo. Quando mi preguntano. Quando mi fate una domanda. Si io non partecipo. Se io non partecipo. Quando se me sollecita. Quando vengo sollecitato. Entonces, soy traidor. Allora sono un traditore. Come lo scrivono da sua propria abuela e sua mamma. Come los che? Che vendono sua abuela e sua mamma. Come coloro che vendono la madre o la nonna. O vendono sus propios hijos. O i propri figli. Orribile, no? Una cosa orribile, vero? Però se lo esiste. Ma se l'hai fatto? E para che uno avanzi spiritualmente. E per avanzare spiritualmente? Tiene che sta preparato. Bisogna essere preparati. Para entregar a Prabhupada. Per consegnare a Prabhupada. Lo che realmente. Quello che veramente. El se entregó a ti. Quello che lui ha consegnato a noi. Quer saber lo que Prabhupada entregó? Volete sapere cosa ci ha consegnato Prabhupada? Pues lee su biografia. Leggete la sua. Il suo biografia. Biografia. O escucha de tus votos realizado. O ascoltate i devoti realizzati. Cantando sus glorias. Cantando le glorie di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Guru Parampara ki jai. Guru Purnima ki jai. Srila Guru Maharaj ki jai. Jai. La maggiore linea di. Era corto, abbreviato.
corto, un abbreviato. Un lavaggio breve. Vai, vai, vai. Vai. Chiamo sonore. Sì. Per compiere con il proposito. Per compiere con il nostro dovere. Si lo entiendes? Se lo capite? Felicitazioni. Mi congratulo con voi. Se non lo entiendes? E se non lo capite? Lealo otra vez. Leggetelo di